Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare nel quale andrò a trattare una tematica a mio avviso molto interessante e molto indicativa, per poi andare a speculare sui prossimi titoli di ottava generazione in arrivo su Nintendo Switch. Questa tematica ragazzi secondo me potrebbe essere molto di più che una semplice news, ma quasi un indizio visto tra le righe ovviamente, per andare a speculare per l'appunto sul prossimo gioco Pokémon che potrebbe a mio avviso uscire molto molto presto. Questo video ragazzi sarà molto semplice, ovviamente sarà un video in facecam corto, abbastanza sciallo, dove andrò a trattare faccia a faccia con voi metaforicamente questa tematica che secondo me è veramente molto ma molto indicativa. In ogni caso ragazzi partiamo con ordine. Nella giornata di ieri sono state rivelate o comunque annunciate delle particolarissime distribuzioni su Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna. Di che cosa si tratta? Si tratta semplicemente ragazzi di distribuzioni mensili nelle quali saranno coinvolti i Pokémon leggendari. Quindi a febbraio ci sarà un tipo di leggendario, a marzo ce ne sarà un altro e così via dicendo fino alla fine dell'anno. Ora, secondo me questa cosa è veramente molto ma molto interessante. Partiamo da un presupposto: Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna sono due versioni che si caratterizzano per la differenza tra leggendari. Mi spiego meglio: in Pokémon Ultra Sole ad esempio abbiamo Groudon, mentre in Pokémon Ultra Luna sarà presente Kyogre. Con queste distribuzioni molto probabilmente saranno ottenibili entrambi nelle versioni in cui mancano e quindi andrebbero fra virgolette a coprire un buco lasciato inevitabilmente dalla settima generazione, colmabile prima solo tramite gli scambi. Ora il fatto interessante è proprio questo concetto di colmare il buco, no? Un altro esempio però, ad esempio, Zygarde Shiny che verrà distribuito a giugno. Zygarde Shiny, ragazzi, è un Pokémon veramente rarissimo, è un leggendario Shiny, quindi praticamente ce l'avrà una persona su 10.000. È un Pokémon così raro che è stato svenduto tramite una semplicissima distribuzione. Non è un po' strana questa cosa? Pensiamoci bene, quand'è che sono state fatte le altre distribuzioni riguardo a Pokémon così stravaganti, così particolari e via dicendo? Mi viene in mente ad esempio Tapu Koko Shiny che fu rilasciato su Pokémon Sole e Pokémon Luna. Cioè ragazzi, Tapu Koko Shiny, non stiamo parlando di Bidoof GX, stiamo parlando di Tapu Koko Shiny. Un Pokémon praticamente introvabile se non tramite software reset e tramite pazzie cerebrali. Com'è possibile che Game Freak abbia deciso così di punto in bianco di cedere la possibilità ai giocatori di ottenere tutti i leggendari di questo mondo? Se noi andiamo a vedere tra le linee quello che Tapu Koko Shiny ha voluto lasciarci con Pokémon Sole e Pokémon Luna, è un'unica cosa del resto. Volevano concludere un gioco, volevano mettere dei Pokémon importantissimi perché tanto quel gioco sarebbe diventato obsoleto, perché parliamoci chiaro, con l'arrivo di Pokémon Switch, Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, a livello di grafiche, a livello di design, a livello di concept saranno obsoleti perché i concept verranno sviluppati, la grafica verrà sviluppata e il gioco in generale sarà sotto ogni punto di vista migliore grazie al passaggio di console. Io mi chiedo in tutto questo però, quindi questi leggendari rilasciati su Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna ne stanno sancendo la fine? E il fatto che questi Pokémon verranno distribuiti per tutto l'anno può voler dire forse qualcosa? Del resto ragazzi vorrei farvi riflettere sul fatto che il leak, che parlava anche di Spagna e Italia come possibili regioni, ha parlato anche di un arrivo di Pokémon per Switch verso la fine del 2018 o l'inizio del 2019. Ora il fatto che questi leggendari su Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna siano stati svenduti, Zygarde Shiny, io vi ricordo ragazzi, Zygarde Shiny, pensate a quanti soft reset uno potrebbe fare su Zygarde Shiny per ottenere per l'appunto la sua versione Shiny. Veramente è un Pokémon rarissimo. Questo fattore ragazzi può significare secondo me solo un'unica cosa, cioè un'unica spiegazione, ossia che tanto ormai quei giochi saranno obsoleti. Le sveglie.
Si diceva, quei giochi per l'appunto ragazzi saranno obsoleti e di conseguenza dare o non dare un leggendario è abbastanza la stessa cosa, visto che comunque i giochi non saranno, vi ricordo, i giochi non saranno compatibili con Switch e quindi è come buttarli nel nulla per Game Freak quei leggendari, è come sfamare dei piccioni. L'unico motivo per il quale potrebbero averlo fatto così presto è per l'appunto l'uscita di Pokémon per Switch a inizio 2019 o comunque a fine 2018, insomma poco importa, sta di fatto che tutto ciò è dovuto alla già obsoleta funzione che Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna assumeranno all'interno del brand Pokémon. In sintesi, credo che queste distribuzioni dei leggendari siano molto indicative per la prossima uscita di Pokémon per Switch, ragazzi. In particolare penso che Zygarde Shiny, che è sempre stato Shiny Locked nella storia, sia molto ma molto indicativo di questo pensiero. Voi comunque ragazzi, ovviamente fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Il mio pensiero è questo, penso che queste distribuzioni possano avere solo questa spiegazione, perché altrimenti a sto punto avrebbe avuto molto più senso metterli tutti insieme i leggendari e non creare problemi. Invece a neanche 4 mesi dall'uscita di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, forse neanche 3 mesi, appena 3 mesi ragazzi, sono state già spanculate tutte le cose. Evidentemente Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna rappresentavano la chiusura del brand ambientato nel 3DS per l'appunto, e di conseguenza questi leggendari rappresentano quella che potrebbe essere definita la scintilla finale di questi giochi, che in realtà per Game Freak non rappresenta nulla, perché per loro quei leggendari sono nulli, finiranno in un ambiente circoscritto molto probabilmente, visto che non saranno retrocompatibili. Detto ciò ragazzi, per l'appunto come dicevo prima, fatemi ovviamente sapere quello che pensate su questo tema nei commenti. Mi raccomando, imbandiamo delle discussioni decenti senza insultarci e fatemi sapere ovviamente la vostra. Se il video vi è piaciuto vi invito anche a lasciare un bel mi piace. Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi, passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando in particolare Instagram, perché come dice il divino merda nell'intro, sono i contenuti sacri del canale, quindi se non lo fate siete diciamo meno avvezzi alla santificazione. E nulla, vi invito anche a premere la campanella come ci ha suggerito il divino, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.